Netsugoku è una rete in cui i singoli nodi, quindi i singoli utenti, partecipano alla creazione della rete, che si potrebbe chiamare collaborativa. Se oggi Pino vuole inviare o condividere ad esempio un MP3 con Mario, si dovrà collegare a un gestore di telefonia a sua volta connesso a internet. Mario, per ricevere il file, dovrà anche lui avere un abbonamento e attraverso il suo provider connettersi alla rete. Il progetto di Andrea permette di collegare fino a 4 miliardi di utenti direttamente tra loro. Pino, quindi, senza passare dal provider, potrà comunicare con Mario, che sarà collegato a Pippo, connesso a Laura, in contatto con Ludovico. Quindi Pino specifica solamente la destinazione e il software calcolerà la rotta più efficiente che permette a Pino di raggiungere Laura. Grazie a questo software sarà condivisa anche la banda. Chi naviga potrà quindi aumentare la velocità di connessione quando altri utenti non dovessero usarla. Secondo Andrea ci guadagneranno tutti, anche i gestori che avranno strutture più snelle e un ruolo decisivo nel connettere nodi troppo distanti tra loro.